Buon salve a tutti, io sono Roberta e oggi siamo qui per un video richiestomi da Twitter. In particolare mi è stato richiesto di parlare degli antenati come spiriti guida ed è effettivamente un discorso più complicato di quello che sembra e infatti non basta una semplice risposta di Twitter con 3-4 tweet sotto per spiegare, ma secondo me è necessario un vero e proprio discorso perché è veramente un mondo vasto. Infatti per antenati, proprio questa terminologia, non si intende solo i nostri avi legati con il sangue a noi, bensì tante altre persone che nel corso del video andrò a spiegare e spiegherò anche come queste persone sono esistite, possono essere degli spiriti guida con diverse funzioni. Prima però di iniziare a parlare di antenati come spiriti guida dovrò essenzialmente dire cos'è uno spirito guida in generale. Lo spirito guida è un essere etereo che ci accompagna nel corso della nostra vita. Alcuni sono finché morte non ci separi, invece altri sono temporanei, ovvero sono al nostro fianco per raggiungere un determinato scopo, per aiutarci per un breve periodo della nostra vita e quando hanno completato il loro scopo se ne vanno. Secondo alcune culture, questi spiriti sono esseri provenienti da altre dimensioni e che ci sono stati assegnati da alcune divinità. Per altre tradizioni invece sono persone esistite in un passato oppure in un futuro che devono pagare il loro debito karmatico e quindi ci stanno al nostro fianco un po' come sorta di lavoro civile. Quindi secondo queste varie teorie ci sono diversi tipi di spiriti, alcuni provenienti dal futuro, alcuni provenienti dal passato, divinità che ci accompagnano, semidivinità, aiutanti, animali, piante, quindi ci sono diverse tipologie di spiriti, diverse credenze su questa cosa qui ed è già un mondo molto complicato da spiegare che non ci vorrebbe solamente un video a parte ma vero un proprio podcast lungo 4 ore da spiegare bene e far capire bene cosa sia uno spirito guida. Ma oggi ci occuperemo solo degli antenati. Infatti gli spiriti guida possono essere, come ho detto, anche persone già esistenti. E in questo caso noi andremo a parlare in particolare di persone legate alla nostra persona. Una prima tipologia di legame è quello di sangue. Quindi i nostri avi, che siano i nostri nonni, bisnonni, nonni dei nostri bisnonni, ci accompagnano per tutta la vita oppure un pezzo di vita perché sono legati a noi sentimentalmente. Quindi a loro interessa che noi stiamo bene, che noi cresciamo. A loro interessa appunto vederci felici, completi. Quindi il loro compito è quello di rimanere sulla terra a nostro fianco per far sì che la propria prole sia contenta. Più il legame è vicino, cioè tipo un legame più stretto a livello di gradi, quindi nipote e nonna è molto più stretto che nipote e bisnonna, più è forte il legame, più si sente questa presenza e potrebbe apparire. Ovvero, per esempio, io ho sentito spesso racconti di nonne e di nonni morti che compaiono ai loro nipoti, che parlano ai loro nipoti e che compaiono non solo nella vita vera ma anche nel mondo dei sogni per consigliare. Però non tutti riescono ad entrare in contatto con i loro spiriti guida, un po' perché non si vuole, un po' perché c'è una diversa credenza e quindi non credi negli spiriti guida, un po' perché il proprio sesto senso non è abbastanza sviluppato per avere questa connessione. Però non esistono solo gli avi della nostra famiglia come spiriti guida. Ci sono anche degli avi spirituali, chiamiamoli, ovvero dei personaggi realmente esistiti e esistiti anche molto tempo fa, non per forza in un passato recente che tu abbia conosciuto, che attraverso le proprie opere ti hanno aiutato a crescere. E questi spiriti, secondo questa teoria, si appropinquano ai propri fan delle varie generazioni per aiutarli a crescere e a farli diventare come loro, per far sì che il loro idolo non sia solo tale, ma una fonte di ispirazione. Secondo questa teoria, quindi, quando tu ami in un certo modo, proprio fanatismo, un determinato scrittore, musicista o chissà che altro, e questa persona è morta, potrebbe starti invogliando a seguire la propria musica, le proprie opere, proprio perché sente questo legame e quindi le opere sono il legame fra te e l'autore, attraverso cui questo spirito ti dà la possibilità di crescita e di felicità. L'ultima categoria di antenati che invece andremo ad affrontare sono gli antenati locali, territoriali, ovvero degli spiriti che sono cresciuti, vissuti, morti nel stesso nostro territorio e che rimangono sulla terra per aiutare la propria comunità, la propria cultura ad andare avanti.
a tramandare le tradizioni, ad evolversi, perché no? E quindi non aiuta solo i propri consanguinei, ma anche i figli degli altri, perché secondo questa teoria la famiglia non è intesa solo in senso stretto, ma è intesa proprio come comunità. Un esempio di questo legame è l'albero di Pocahontas, che lei chiama nonna, ma non è veramente la nonna di Pocahontas, ma lei la chiama nonna per rispetto. E quindi vediamo una cosa molto interessante con questo esempio, perché infatti gli antenati territoriali non si incarnano solo come esseri umani, ma anche come piante o animali, che diventano un po' sacri per la comunità. E nulla, questo è in generale come uno spirito antenato possa legarsi a una persona e il perché, quindi quale scopo abbia nel ruolo di una persona. E credo che per questo breve video introduttivo possa essere abbastanza come argomento, perché comunque è un blocco pesante di informazioni. E cercherò di lasciarvi tutte le mie fonti qua sotto, anche se spesso non lo faccio perché è un errore gravissimo mio, per abitudine, per pigrizia. Però so che è un argomento molto complesso da capire e da affrontare, quindi cercherò di farlo almeno per questo video. Vi ringrazio come al solito per il supporto e soprattutto per lasciarmi sempre idee sotto i video o anche sotto Twitter. Sono veramente felice che ci sia questo scambio di informazioni in maniera tale che io non solo possa avere delle idee mie, ma anche idee magari esterne a cui io non ho mai pensato, e soprattutto poter fare dei video mirati al mio target, nel senso voi stessi mi state chiedendo un video, quindi io so cosa interessa a voi. E nulla, adesso chiudo veramente. Grazie di tutto, bimbi belli, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!